L'isteria militare sulla Corea del Nord rischia di portare a una catastrofe planetaria. Vladimir Putin avverte che non c'è altra via che il dialogo per risolvere la crisi nucleare. Mangeranno erba, dice il presidente russo, ma non fermeranno i loro programmi fin tanto che non si sentiranno sicuri. Anche per la Cina l'uso della forza militare non è un'opzione. La Russia condanna questi test nordcoreani perché sono provocatori. Ma l'imposizione di sanzioni più severe è inutile e inefficace. Favorevole alle sanzioni invece la Germania, mentre il capo del Cremlino si prepara a incontrare il premier giapponese Shinzo Abe, Angela Merkel delinea la strategia dell'Unione Europea. Il fatto che la Corea del Nord sia a una certa distanza da noi non ci impedisce di chiedere una soluzione diplomatica. L'Europa ha una voce importante nel mondo e dobbiamo usare quella voce in questa situazione. Sul 38° parallelo, Seoul si prepara a rispondere a un attacco di Pyongyang. L'esercito del Sud ha condotto un'esercitazione navale a fuoco vero e gli Stati Uniti sono pronti alla vendita di miliardi di dollari di materiale militare.